Sottotenente Cavaiolo Alessandro. Luogotenente cariche speciali Casula Alessandro. Luogotenente cariche speciali Merlo Nicolino. Maresciallo aiutante Coletta Frank. Maresciallo aiutante Ferrara Mauro. Appuntato scelto qualifica speciale Vito Antonio. Segnare passo. Sprun sinistro, sprun. Saluto. Giù. Ricompensa concessa per la seguente motivazione. Militare in forza ad un nucleo di polizia economico-finanziaria in possesso di spiccate qualità tecnico-professionali ed elevato spirito di abnegazione, eseguivano un'articolata indagine nel comparto delle frodi fiscali del riciclaggio. L'azione investigativa si concludeva con l'esecuzione di 3 ordinanze di custodia cautelare, il sequestro per circa 1.400.000 euro, la segnalazione alla Procura della Repubblica a vario titolo di 13 soggetti per frode fiscale, truffa aggravata ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito per oltre 10 milioni di euro, riciclaggio nonché la costituzione di costi fittizi per circa 7 milioni di euro e con l'accertamento di fatture per operazioni inesistenti per oltre 30 milioni di euro. Saluto. Giù. Fianco destro. Gruppo avanti. Vai. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, colonnello Dario Guarino, consegnerà i brevetti relativi agli incomi concessi a luogotenente cariche speciali Ferrara Giuseppe, maresciallo aiutante Pallini Marco, maresciallo ordinario Lani Johan. Ricompensa concessa per la seguente motivazione. Militare in forza ad una tenenza, confermando il possesso di spiccato acume investigativo, di elevate capacità tecnico-professionali, dedizione e spirito di sacrificio, eseguivano complesse indagini di polizia giudiziaria nel settore dei reati fallimentari e tributari. L'operazione di servizio si concludeva con la denuncia all'autorità giudiziaria di 4 responsabili, di cui un professionista, il sequestro preventivo di un complesso aziendale tessile con nomina di amministratore giudiziario per un valore pari a circa 1,5 milioni di euro, nonché l'applicazione di 2 misure cautelari personali. Si dà lettura della preghiera.